Ciao, benvenuti a un nuovo video. Allora, intanto dovrebbe essere, e lo dico così, l'ultimo video con questa sfondo così orrendo perché mi sono decisa ad ordinare uno sfondo in modo che sia opaco e in modo che non faccia questi riflessi. E poi finalmente mi sono decisa a prendere una luce aggiuntiva in modo che siano una, due, tre e una luce per lo sfondo. Eh sì, perché se questa deve essere la postazione alternativa per i video, almeno che sia fatta bene. Ma oggi voglio farvi vedere un po' di prodotti che ho spacchettato nel periodo che mi hanno inviato, così posso finalmente metterli da testare, che è la cosa che più interessa a tutti. Vorrei partire con rullo di tamburi. Le maschere in stick di Essence. Io non le ho viste ancora nei negozi, non so, online, le avete viste online? So che Douglas ed è un rivenditore Essence, ma non le ho viste. Comunque, maschere in stick con il 93% di ingredienti di origine naturale. Questa è la mattificante e questa è la purificante. Adesso ve le mostro e le apriamo. Vogliamo parlarne finalmente. Bisogna vedere se sono valide 25 grammi l'una. Fatta proprio così dentro. Ok. Non ha odore. Allora, questa è la mattificante con argilla verde. E questa è la purificante con polvere di bambù. Ah, effettivamente nera, qui ci deve essere anche carbone. Ci sta. Ora le proverò assolutamente e vi farò sapere perché se le ha anche esse. A me piacciono, piacciono perché sono veloci, funzionano bene, si applicano comodamente ed è queste 5-10 minuti. Se si applicano bene, scorrono bene normalmente le maschere in stick. Mi piacciono. Appoggiamo. Ora andiamo a diversi mascara che mi hanno inviato. Allora, non mi ricordo chi mi ha inviato questo, ma sicuramente questo lo so. Questo sicuramente è Sephora, perché è il nuovo mascara di Sephora. Big My Definition. Questo è il formato mini, ed è che sapete che io chiedo sempre i formati mini quando possibile, perché li preferisco. Posso testare il prodotto per il periodo di tempo giusto, senza però passare a un altro e si secca, mi piacciono molto di più. Allora, questo dovrebbe dare definizione ed effetto volumizzante. Ok, scusate, ma guardate il pack, cioè è lilla e delizioso. Adesso andiamo ad aprirlo. Ok. Effettivamente è un mascara volumizzante. Mi piacciono molto i mini, inutile. Io li apprezzo sempre tanto e vi faccio vedere la differenza. Mini, ma allora, 5 ml. Penso che se uno dovesse acquistarlo, gli conviene di più il formato grande, ma io che ne provo tanti, oppure chi ne prova tanti, anche un giorno il volumizzante, un giorno l'allungante, un giorno un altro. È meglio i mini perché evita che si secchino, perché ad esempio questo, che è quello di Messauda, è un 13 ml. Io Messauda non so se me l'ha inviato direttamente Messauda o Douglas, non mi ricordo, Pinalli, non mi ricordo perché ho buttato la scatola. È le Bigantic Lash, Bigantic, è un 13, no, è un 13 e basta ml. Ed è o lo finisco, però mi dura davvero tanto, oppure se provo questo, poi provo l'altro, questo che è più prodotto si seccherà inesorabilmente. Quindi è un mascara volumizzante, alta definizione e volume sorprendente. Resiste a tutto ed è un nuovo waterproof che non delude le aspettative. Ok, il nuovo waterproof, quindi non è waterproof ma resiste a tutto. È questo. E andiamo a vederla. È interamente in silicone
con setole sottilissime da provare. Direi che la metto assieme all'altro da provare subito. Sono un po' indietro con i mascara, sì, ne sto testando tanti, ma alla fine sono indietro perché faccio sempre questi pacchi spacchettamento ed lascio indietro i mascara. Ma di rivoluzionarli al momento non ne sto testando, forse anche per quello. E finiamo con un set che quando l'ho visto ho detto: ah, lo volevo provare un sacco perché. No, i prodotti non li conoscevo, ma volevo provare il marchio da un sacco perché tutti parlano benissimo della cipria di Laura Mercier. Quando mi hanno inviato questo set da viaggio, non so se è anche un formato vendita o è solo per l'invio, ma è spettacolare. Questo sono sicura che me l'hanno inviato da Pinalli invece perché l'ho aperto ieri, quindi lo so che è una cosa ed è recente. E la cipria ne parlano tutti benissimo e quindi perché non testarla? Volevo testarla assolutamente. Era tanto che la guardavo, però ho letto di cipri, ne ho tantissime, che magari hanno dei prezzi molto più contenuti e vi interessano sicuramente di più. E l'ho sempre lasciata indietro e me l'hanno inviata loro. Perfetto, guardate, il set è bello, bello imbustato. Dovrebbe avere tre prodotti, ma da qua non capisco bene cosa ci sia dentro e quindi lo apriamo. È molto elegante come set. Allora, intanto ha la cipria e farei apprezzare il fatto che ha il pad per applicarla a parte. Poi un, non lo so, ma finiamo di aprire perché qui è tutto imbustato e poi dopo guardiamo. Ok, allora partiamo con Pure Canvas Primer, primer idratante senza siliconi, che comunque è un 25 ml, quindi è un buon formato per essere un travel size, che è chiuso, ma adesso andiamo ad aprire perché tanto lo metto lì da testare. Già il fatto che sia senza siliconi, sì, è super idratante. Molto idratante, non credo che vada bene col mio tipo di pelle. Molto idratante, però ok. Allora andiamo al. Sto lasciando la cipria per ultima. Pensate se tutti ne parlano bene, per me sarà il flop del mondo. Allora, Rose Gold Caviar Stick e Color. Ok, un ombretto, quindi è tutto caviar, no, perché anche il primer è un caviar, che comunque è ancora qui. Allora, questo è un ombretto in stick, rose gold, è un mini, ma si vede che piacciono i mini. Se non sbaglio, anche Bobbi Brown aveva mandato un mini. Lo mettiamo qui perché la primer deve ancora asciugarsi. Bello! Molto bello! Che dite? È un rose gold, sì, ma un colore champagne rosato che va bene sia per dare luce un attimo oppure come base. Mi piace, mi piace. Qui c'è ancora il primer che non è proprio il mio. Ok, e veniamo alla chicca. Pensate se non mi piace, che è la Translucent Loss Matting Powder. Polvere libera fissante trasparente. Questa è la Translucent da 5 grammi. Ok, dopo il pad, ecco cosa che noto adesso: il pad è più grande della cipria. Ecco perché era fuori, non era una cosa per igiene, è che il pad è più grande della cipria, quindi è un, non un sample, è un mini size anche di cipria. Proviamo ad aprirla. Ho sempre paura quando tolgo queste protezioni perché si rischia che la cipria e vada ovunque. Vediamo. Allora, è una cipria in polvere. Scusate, ma viene fuori o?
Era molto pressata. Ok, ce la stiamo facendo. Eccoci qua. Anche perché così magari la potete vedere un po' meglio. Ok. Il finish è molto sottile ed effettivamente opacizzante. Ok, devo vedere se mi piace. Al momento mi piace molto, è quasi un finish siliconico. Lo dice se contiene silicone? Non lo dice, ma forse nel... Ecco, mi interessa sapere se ha silicone, perché è un finish molto siliconico. Quindi, rose gold, ombretto. Eccola qua. Talco. No, non ha idee. Allora, ha dei... Non è una formula vegan e neanche bio, però ha una buona formula, ma questa luce qua sta facendo letteralmente schifo. Ok, va bene, va bene. Però è Made in USA, ok. Da provare, sicuramente da provare. A questo punto fatemi sapere voi, oddio mi cade tutto, qual è il prodotto che più vi ha incuriosito, quale vi interessa provare. Sicuramente metto subito sotto test i mascara, perché ne sto provando alcuni che non mi piacciono, ad esempio in questo caso Via, e provo degli altri. Se mascara grande, che voglio, che via perché non mi piace, e è uno spreco. È quello perché mi piacciono anche le travel size. Allora, cipria, bello il finish. Ombretto si è asciugato e il primer non è proprio il mio. Non è proprio il mio. Ok, va bene. E niente, fatemi sapere se questo video spacchettamento, tanto per farvi vedere un attimo le novità, anche perché, ed se no restano lì fino al prossimo video, ho visto che su Instagram non tutti guardate le storie, quindi magari è più bello un video, anche così per chiacchierare un po', anche perché non volevo fare un video swatch o test con questa situazione, quindi con le luci che fanno degli... Aspettate, una e una due, perché sono le due luci da questa parte. Fortuna che quella di là è puntata molto in qua e quindi passa a me e non sbatte contro, qualcosa del genere. Però dobbiamo sistemare davvero tutto, perché ho già visto che Brontolo è spesso a casa o lavora da casa, ed io devo riuscire a fare i video. Quindi proveremo a fare in questo modo. Basta parlare, intanto mi sono pulita la mano. Io come sempre ringrazio tutte le aziende che mi hanno inviato questi palotti e soprattutto ringrazio voi perché tutto questo è possibile, e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!